Bentornati nel canale delle Burneo, questa volta ve lo faccio dare il pronostico. È Cagliari-Lazio di questa sera e andiamo subito immediatamente. Ciao ciao. Ah, che pazienza, ragazzi. Ho avuto dei messaggi per email con la nostra Konami per una questione che mi riguarda, ma niente di buono. Solite cose, ti rispondono come per dirti arrangiati. E anche te, Luca, cioè, arrangiati. perché mi Praticamente stai io ho avuto scrivendo problemi di un connessione capitolo che si e vede, sono c'è saltato un tanto po' di vento, partita ragazzi. e perché appunto Che non me conduce ne ero l'Emilia accorto che Spinelli avevo problemi e alla certamente un'accoglienza connessione degna del blasone delle squadre in campo. e niente, gli ho chiesto se potevano darmi una mano perché ho detto, cioè, mi avete messo 4, la 5, 1, connessione 9, 12, moderatamente 3, alto, le 6, 16, disconnessioni. 11, Prima avevo 9, basso 8, neanche 7, 5 giorni 6 fa. punti, imbrigliare la E mi panoramica hanno della risposto che partita, devo giocare online se voglio che ritornino a possesso normali. di palla rivestirà un ruolo Detto importante. un po' alla Ci volta provi a torneranno giocare normali se spingendo, giocherai complicato per gli online. avversari Vabbè, costruire il grazie. gioco e Intanto fornire le proprie punte. vedo la gente con cui, che, Potrà con, anche essere contro cui attribuito il gioco. difensore della loro Lagatori, offensiva per Cheater, servire l'unico attaccante valutazione schierato. cortesia B. Capito? Quello però non te lo dicono, quello. Vabbè, ho capito, bisogna lasciar perdere. Intanto non gliene può fregare di meno, cioè è così e basta, cioè ho capito. Eccoci, si comincia. Vabbè, partiamo alla partita. Io spererei che il Cagliari Gigliolini. facesse il colpaccio questa sera. Gigliolini. Faragò. Ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. João Pedro. Occhio al tiro. Il Cagliari a calcio di punizione. Ed ecco che arriva il primo cartellino Cioè, giallo. ha munito dopo 4 minuti. Bene. Bravo Lucas Leiva, complimenti. E c'è già un calcio di punizione in Vediamo chi posizione sa tirare le pericolosa. punizioni. E mi sembra un po' Figarini. lontano. Forse farebbe meglio a cercare qualcuno in area di rigore. Ecco che ci prova. Clamorosa traversa! E attento, e allontana senza problemi. Manola! Magari avrebbe potuto creare soluzioni alternative. L'azione è sfumata così. Mostrano un buon controllo del gioco. E riesce a spazzarla via. La palla non è passata, poteva essere un'ottima Bello! occasione. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Ionita riesce a rubargli il pallone. Nainggolan. È un'occasione. Il Mondò. ninja, prova la Ha fatto bomba. bene a provarci qui. Lui da quella posizione sa essere molto pericoloso. Mi sembra che stiano puntando sugli esterni adesso. Senza dubbio. E tu che ne pensi? Ma penso che abbiano deciso di giocare più larghi per creare più spazi, per avere maggiore libertà nella gestione del pallone. Pellegrini. Correa. Porco boia. Mohamed. Ecco, ci prova. E c'è gol Eccola. della Lazio. Cioè, ma i mise In lentissimi, quanto a fioi. palla, gli Cioè, i avversari mise sono veramente stati lenti. velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in Cioè, maniera Immobile, perché perfetta. non segna Immobile.
punteggio di 1-0 a Referto. Una rete importante che costringe gli avversari a reagire. Ora la partita si farà più avvincente. Prova l'incursione in avanti. Prova la giocata di Fino. Una scivolata abbastanza dura. Sì, però qua me li stanno storpiando. Luis Alberto. Nainggolan. È davvero una bella serie di passaggi questa. Probabilmente questa azione poteva essere gestita meglio. Certo, da quassù è facile dirlo, in campo è un'altra cosa, però insomma. Lulic. Pellegrini riconquista la palla. Ionita. Ma perché l'ha messa così lunga? Non devo metterla là. Passaggio sulla destra. Milinkovic-Savic. Tiro davvero da dimenticare. Che fermi. Quei dettagli lentissimi. Peggio del nostro qui. Bello. Ottimo piede. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Si libera della palla ed evita complicazioni. La gioca in profondità. Nainggolan. Oh, il ninja, più il ninja. Cosa ha fatto il ninja? Ha spaccato la porta il ninja. Mamma mia, Nainggolan, che sassata. Perfetta parità dunque. Beh ragazzi, se non vi piace una partita del genere, allora non vi piace il calcio. Correa. Lucas. Milinkovic-Savic. Allunga il piede verso il pallone. Cigarini. Recuperano il possesso del pallone. Nainggolan! Io c'ho pa' gusto con Nainggolan a tirare da fuori l'area. Ma poi ti dà una cacca, ti dà. Sì, ma dopo cambio modulo al secondo tempo, perché se li allargo un po' forse riesco a fare qualcosa di meglio. Siamo massa stretti. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Appoggia il pallone largo con eleganza. Radu. Lucas. Luis Alberto. Il pallone ha superato la linea. Rimessa laterale. Un po' strettini. Ecco Luis Alberto. Lulic. Decide di spedirla dall'altro lato. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. È stato un bel primo tempo. Le squadre vanno a riposo sul punteggio di 1-1, uno scontro ancora aperto. Grande ninja. Un tiro in portica ha fatto quello. Vediamo come possiamo un attimo allargare sta cosa. Questo è l'atteggiamento che i tifosi apprezzano di più.
E quindi alla fine del primo tempo siamo sull'1-1. Ok, e là va bene così. Perché non so che cazzo darla ogni volta? Perché che sport si muovono solo in verticale. Comincia la seconda parte di gara. Il Cagliari ha giocato meglio nel complesso, fornendo una prestazione senza dubbio positiva nella prima metà della gara. C'è anche da dire però che hanno sprecato troppo, non sono riusciti a concretizzare il volume di gioco e le occasioni create. Sulla fascia, è libero. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Tiro. Ha colpito con grande rapidità. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Pellegrini. Ionita. Pellegrini. João Pedro. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Va a cercare il secondo palo. Lulic. Radu. Milinkovic-Savic. Tentativo di allungare il gioco. Luis Felipe. Alberto Lulic. Luis Alberto. Lulic. Luis Alberto. La mette sulla fascia. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Cazzo, l'ha tirata, fio. Palla Devo mettere un in po' di out, ci sarà marcature, rimessa però, laterale. perché sennò non riusciamo a rubargli il pallone, ragazzi. La mettiamo, aspetta, intanto qua bisogna che allora io farei così, guardate. Mettiamo i terzini alti. Aspetta, mettiamo i terzini alti. Il mediano lo portiamo un po' più giù. E i centrocampisti li spostiamo un po' più così. E ci mettiamo le marcature. Ah, il mediano mi sono dimenticato, scusa. Sulla seconda punta. No, e loro te li lascio liberi. Mette il turbo. Palla Ionita. Cerca la fondo, palla al piede. Ionita può colpire. Colpisce il mio portiere battuto. Porca di quella Ha messo la troia. palla al portiere. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Cazzo. Cigarini, vero specialista sui calci d'angolo, attenzione. Salta e colpisce il Boia, cross. porco João Pedro, Una chi buona era? iniziativa, ma non è bastato. João Pedro era. Savic. Correa. Lotta, ma perde l'equilibrio. Simeone. Nainggolan. C'è la palla lunga in avanti. Intercetta il passaggio, pericolo.
la butta via e fa respirare la difesa. Sta studiando qual è la migliore opzione. Lucas scatta verso il pallone. Lulic ci mette il fisico e conquista il pallone. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Lucas di forza. Perdendo questa palla poteva costare molto caro. Ha recuperato un'ottima palla. Certo, la difesa avversaria gli ha dato una grande mano, ma il suo è stato comunque un grande anticipo. E va a colpire di testa. Occasione fallita, è stato sfortunato. Non so chi era quello che avevo io là, ma che sguardate, Krang. Ah, João Pedro era. Spazio, spazza via senza fronzoli, pallone lungo in verticale, ecco il filtrante per Immobile. Isacane riconquista la palla. Correa aveva pescato magnificamente il compagno. Immobile perde l'attimo per calciare e l'azione sfuma. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. E no, niente. Ma in cura Simeone. Non ti ha fatto un cazzo, non ti ha fatto. Tutta la partita. E ti fa pescare. Una volta che ti fa sul lancio lungo, ti fa pescare anche fuori gioco. Tacci tua. Il portiere la calcia lontano. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra. Non si stanno risparmiando sforzi. Cigarini vuole la profondità. Poi a porco João Pedro. Ha sprecato per la verità una grande opportunità. Qui le opportunità vanno capitalizzate. È una partita tattica. Difficilmente vedremo tante occasioni. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Lucas, ultimo assedio in cerca del gol della vittoria. Ci mette una pezza, intervento provvidenziale suo. Voilà, 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 c'ho Pedro che netto che sei più. Lungo passaggio in avanti. Scodella in avanti. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Luis Felipe. Milinkovic-Savic. Radu. Fanno girare bene la palla, ma non trovano lo spunto per un assalto finale. Luis Alberto. Tocco preciso. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a... Porca troia, mi hanno suonato il campanello proprio adesso che è finita la partita. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Tiraccio, 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 tiraccio. Momento della conclusione. Porco boia. È finita, ragazzi. 1-1. Ma se tutto, l'arbitro dice che può bastare, fischia la. Ho preso due pali però io. Vabbè. Hai Immobile, risponde Nengolan. 1-1, partita maschia, partita dura. Pareggio che ha il sapore della vittoria. Un salutone dalle Burneo, ci vediamo nel prossimo video. Peccato per il Cagliari che ha pareggiato 1-1, però vabbè, ce l'abbiamo messa tutta, anche perché abbiamo preso una traversa e anche un bel palo di Nengolan, tra l'altro. Qua Ciruzzo, come sempre, non si fa mancare il gol. Cagliari in difesa un po' fa piangere, come vedete. Vabbè.
Cioè che Milinkovic-Savic provava la botta da fuori, mi sa. O era un colpo di testa, boh, non mi ricordo. Ah no, prova la bomba, ma tira su. E poi c'è il gollonzo di Nainggolan. Azione velocissima, tutta di prima. Arriva Nainggolan e spacca la porta. Poi sempre Nainggolan che tira il bombone da fuori, ma tira di largo. Largo fuori. Poi c'è Ionita che è un po', si è un po' rincoglionito perché prende il palo. Joao Pedro ci prova di cabeça alta. E vabbè, poi Correa ci prova di testa, anche lui su Marte. E qui sembrava che ce la potevo fare a riprendere la partita. Joao Pedro si insinua dentro, tira la botta, ma non va. Sul primo palo, d'altronde l'ha tirata. 9-2-5-2. Un salutone da Rebuglia.